ancora una canzone per te, che scacci la malinconia, balla una baciata con me e la musica riprenderà. Ancora una canzone per te, lasciati portare via. Amore, vedrai quanta musica stasera nel tuo cuore ascolterai. Oh, benvenuti ad Ancora una canzone, come tutti i lunedì in nostra compagnia, musica e ballo, e questa sera insieme a me l'orchestra di Paolo Bagnasco. Oh, buonasera, e poi, buonasera Daniele. Giovanissima, Asia Primerano, per, hai visto, Mare, che portiamo anche le ragazzine per... Era dobbiamo ora, dargli largo un po', ai giovani. No? Brava! Malika! Ciao, tutto a posto? Buonasera, tutto sì, bene? Tutto, perfetto. Tutto benissimo. Due parole sul maestro. Due parole sul nostro Paolo Bagnasco, che abbiamo qui oggi con noi, famoso fisarmonicista e pianista, che tra l'altro ha iniziato prestissimo a studiare all'età di soli 7 anni e vanta un curriculum insomma ricchissimo. Perfetto. Molto molto importante. Oh, e allora invitiamo Valerio e Paolo in centro per fare questa super polca con due fisarmoniche. Vedrai che a casa saltano tutti. Eccolo qui, bravo. Braccio di ferro! Vai! Ragazzi, bravi i nostri ballerini dell'Ovo Dance, Gigliola ed Enrico. Bravo Valerio, mi raccomando, ascolta sempre papà, ok? Paolo, grazie di cuore, hai fatto felice a casa con queste fisarmoniche. Benissimo, sono contento. Sono sicuro. Vi faccio accomodare, vieni grazie, Malika. Grazie. Adesso per lo spazio giovani, giovanissimi, chi mi chiami? Abbiamo Asia Primerano. Oh, vieni, vieni Asia, giovanissima. Cosa meno... Giovanissima, con una voce da usignolo, devo dire. Sì, l'ho ascoltata. L'hai ascoltata già, io no, adesso ascoltiamo, Va bene? Ecco, frequenti l'Accademia Musicale di Lodi Franchino Gafforio, sì, giusto? Corretto. E ti ascoltiamo subito con grazie. Luce di Elisa. Certo, allora dagli il microfono perché è perfetto, ti faccio accomodare qui. Sì. Mi raccomando, perché si sa mai che ti porti fortuna tutto questo. Speriamo. Va bene? Grazie. Eccola qua, Asia Primerano, Luce.
Brava, vieni Malika. Prego. Brava, brava, brava. Oh, complimenti, ragazzi, vero? Vero? Grazie, anche, anche il reparto antico, no? Tipo la mia rolla, la vedi, no? Siamo belli, dai. Comunque, anche antichi. Brava, anche il reparto antico ha detto complimenti, quindi. Vero, brava. Davvero, sì. Brava. Mi raccomando, tu cosa fai? Studi che cosa? Cosa fai? Studio lingue. Ecco. Al liceo. Ecco, tu quello lì vai avanti a farlo, no? Sì, sì. E poi questa deve essere la tua passione, deve essere quello che ti piacerà sicuramente. Vedrai che poi dove c'è la musica, dove c'è la voce, sicuramente sarai sempre circondata da tante persone e non sarai mai sola. Speriamo. Va bene? Sicura, oh, brava Asia, grazie. Ti faccio accomodare. Malika, grazie, mi chiami, grazie. Mi chiami questo Beniamino, Beniamino Cicco. Cicco. Adesso però entra serio, perché prima me l'ha detto sì, io. Sì, sì. Quindi, Beniamino, qua in centro entro serio, nel senso no, allora no, no, aspetta, dopo ti devi fare tutto, tutte le tue storie. Sì, buonasera, presentati buonasera. Agli amici di Ancora una canzone. Tu sei Beniamino Cicco? Sì, io sono Beniamino Cicco, serio. Serio adesso, certo. Serio e niente, ci divertiamo un po'. Mi presento. Prego. Parlo di me. Allora, io 5 anni fa ho lasciato il lavoro da dipendente. Ho detto "Va, dai, basta". Ero un addetto vendite cassiere in un supermercato, ho detto voglio fare altro, sai che c'è, ci provo. Ci provi. Rischio, è arrivata la pandemia. Vabbè. La pandemia e vabbè, però sono qua, siamo qua e quindi non mi lamento, ma come tutti gli altri ho cercato la mia strada e l'ho trovata.
ho trovato la mia strada. Da addetto alle vendite, cassiere in un supermercato, adesso sono Development Management Cashier, Che è un lavoro bello, ti soddisfa, no? Sì, che ha detto alle vendite cassiere in un supermercato. Sono tornato. Sì, ma sono contento. Perfetto. Contento perché il mio è un lavoro socialmente utile. Perfetto. Allora, Beniamino, adesso ti sei presentato. Certo. Dopo ti vogliamo vedere nel tuo spettacolo, nelle tue performance. Va bene, però entro serio. Sì, sì, entro in serio, va bene? Entro serio, grazie. Grazie. Ragazzi, per richiedere tutte le più grandi orchestre italiane potete chiamare la nostra agenzia e dopo pubblicità non scappate perché musica, ballo ancora. Vai. Agenzia Spettacoli, Attilio Frigerio Management presenta le grandi orchestre italiane. Cover band, tributi e artisti anni 60. Per il tuo evento, la tua festa e il tuo locale, rivolgiti a Attilio Frigerio Spettacoli al numero 347-4331-689. Ancora una canzone per te, stasera nel tuo cuore ascolterai. Siamo di nuovo qui per ascoltare della bellissima musica con Paolo Bagnasco, sì. Ma abbiamo anche la nostra Mary Merolla che adesso ci delizierà con la sua voce. Grazie. Ecco, quindi ascoltiamo Che sogno incredibile, orchestra Paolo Bagnasco. Prego. Che sogno incredibile, tuoi occhi.
ragazzi, brava Mavi. Guarda, grazie. Anche i nostri ballerini che hanno ballato dietro sono di te. Meravigliosi. Sono meravigliosi dell'Ovo Dance. Bravi ragazzi. Brava Mavi, davvero, hai sempre una bella grinta. È bello sentirti cantare. Anche grazie. Perché devo dire che voi mi avete portato fortuna, perché siete stati i primi ospiti della prima puntata, quella sì, diciamo, chiamiamola la zero. Ecco, esatto. E quindi mi ha fatto davvero piacere. Sta andando benissimo. Adesso si sente parlare tanto di voi. Grazie, Mavi, davvero. Dopo abbiamo altro modo, che diamo anche i tuoi contatti e tutto quanto, va bene? Vi faccio accomodare. Grazie. Malika? Adesso Malika o Malika? Aspetta, che sbaglio sempre. Vediamo se Malika. Bravo, bravissimo. Abbiamo ancora la nostra Asia Primerano. Vieni Asia, grazie. Microfono, brava, brava. E adesso ci canta una canzone con un testo anche impegnato. Impegnato. Minuetto, sì. Oh, mi raccomando, spacca tutto, vai. Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei. Sempre fatti tuoi, tanto sai che posso, male che ti vada mai, tutta me se ti andrà. No, ma non posso dirti sempre sì e sentirmi piccola così. Sempre fatti tuoi, tanto sai che posso, male che ti vada mai, tutta me se ti andrà. Sta passando su noi di origine.
ma quanti complimenti anche ai nostri ballerini. Brava. Grazie. Che dire? Poi l'ha detto la Merola, quindi prego. Grazie. Mari, oh, vieni, lasciagli pure il microfono. Prendete le fisarmoniche, ragazzi, qua in mezzo. Grazie, Mari. Adesso abbiamo Ubriaca di te, sempre orchestra di Paolo Bagnacco. Perfetto, la voce di Mari Merola per tutti voi da ballare. Prego. Quest'aria leggera sarà la luna di sera, il mare, le onde, gli scogli, mi abbracci, pian piano mi spogli. Il vino, il tuo complice amico, ti voglio ma non te lo dico, mi stringi al tuo cuore bandito e intanto è caduto il vestito. Fammi quello che sai, amore. Sarà questo vento d'estate, saranno le nostre risate e i falò sulla spiaggia di notte, ripenso alle mie prime cotte. E l'alba cancella la luna, di stelle ce n'è solo una. Fammi quello che sai, amore. Sono qui, ubriaca di te. Oh, sono qui, ubriaca di te. Fammi quello che vuoi. Orchestra di Paolo Bagnasco, complimenti, complimenti. Sì, sì, complimenti, prego. Pubblicità. Pubblicità e non scappate. Ancora una canzone per te, stasera nel tuo cuore ascolterai. Devo più fargli fare qualcosa, ste ragazze. Ed è arrivato il momento del tango, quindi eccolo, il maestro Paolo Bagnasco, tango maestro. Thank you.
Che dire, complimenti, grazie. Grande tango che lo eseguono tutti, quindi complimenti davvero. Grazie. Paolo, hai fatto felice tantissime persone amanti della fisarmonica, sono sicuro. Va bene? Bene. A dopo Paolo. Grazie, ha fatto felice anche me. Ma cosa? Non sapeva neanche cos'era la fisarmonica, la Malika. Non è invece... vero. No, no, è avanti, è avanti. Dai. Prego, mi chiami Asia. Abbiamo Asia Primerano, ecco. Vieni, vieni Asia. La nostra Asia. Sognare, sognare. Ci fa sognare. Cos'è? Cos'è? Sognare, sognare. Sì, cos'è? È un brano tuo? È un brano? No. Di chi è? Gerardina Trovato. Ah, perfetto. E allora, è perché questo non lo conoscevo. Sì. Va bene. Quindi un brano della Gerardina Trovato. Sì. Eccola qua. Signori, Asia Primerano. Brava Asia. Sempre una mattina, senza sapere mai che cosa fare. Faccio due passi e poi ritorno giù a dormire. Non c'è più niente che mi fa impazzire, non c'è più un uomo che mi fa morire. L'unica cosa bella è dormire, dormire, dormire e sognare, sognare, sognare. E sognare dei topi che mangiano gatti, o dei petti rossi che mangiano falchi, e poi rubare il vento a un aquilone, gridare senza una ragione, correre forte come pazzi, a piedi nudi sopra i sassi, vivere adesso e non domani, come gli zingari sul prato. Senza nome, senza nome. Passeggio tra la gente per le strade, tra quella scia, quella delle borgate. Mi siedo stanca, troppo oro addosso, mi sta vicino un tipo brutto e grasso, mi chiede se lì vicino c'è un gabinetto. E sarà meglio sognare, sognare, sognare e sognare. Complimenti, complimenti, applausi da tutti, va bene, brava, brava, brava. Meritatissimo. Guarda, il microfono puoi anche portarlo via, va bene, grazie a te. Grazie Asia. Malika. Adesso richiamiamo il nostro Beniamino Ciccò. Che adesso entra in un altro modo, ecco infatti, vedi che prima era lui serio, adesso non è più... L'altra personalità. Dove vai? Prego, prego, prego.
Fede. Salve. Buonasera. Manica, come è il nome? Malika. Malika. Perché mi hai detto cambia l'accento, Malika, bel sì. nome. Grazie. Allora Danilo, io avevo da fare, avevo un torneo di pinnacola e è andata a casa. Ah, ok. Andata a casa e mi ha detto vai tu. Io adesso non so cosa fare, ma sono Mino Divino. Io mi chiamo Mino Divino. Sono qui ubriaco. Prima l'ha cantata la mia vola questa. Era un'altra cosa. Quando anche, certo. Era un'altra cosa. Allora io mi chiamo Mino Divino. Se il mare fosse vino io sarei un sottomarino. Il pane fa panza, ma il vino fa danza. E certo. Allora vedi com'è. Allora niente, io non bisogna bere. No, bere il vino fa male. Bere il vino fa male. Magari. Un bicchierino. No, bere il vino fa male, però io sono buono, lo perdono. Meno internet, più cabernet. Io continuo a dirlo. E certo. Continuo a dirlo. Allora, niente, bevo vuoi sapere, chiedimi qualcosa, Danilo, chiedimi quello che vuoi. Non so cosa, ma bevi e basta te nella vita. Cioè, no, io sono stemio. Ah, bene. Meno male, chissà se non lo è. Infatti all'acqua, vedi. E acqua, vedi che acqua è... Però ho messo dentro. Eh sì, certo. Un po' di vino sempre, quello... Sì, un po', certo. poco così. Allora, niente, allora, vorrei fare la cosa delle... Hai capito, Marina? Sì, sì, noi, te, di sì che va bene. Sì, sì. Capito? Però non so se è il caso. Non è il caso? Non è il caso. Non... Perché non è il caso? No, non so, ti chiedo. Sì, sì. Allora, niente, io allora, bevo da 4 anni. Ah, meno male, chissà se bevevi da più. No, bevo da 4 anni, ma poco, da quando mia moglie mi ha lasciato. Come mai? No, è viva. Ah, è viva, cioè non ti ricordi più, neanche che se c'è o no. 4 anni fa ha chiesto il divorzio, sto ancora festeggiando. Poco cane. Scherzo. Ti devo fermare un secondo, intanto che tu vai a bere qualcosa, noi lanciamo la nostra pubblicità, ci vediamo dopo, ancora una canzone, vai. Agenzia Spettacoli, Attilio Frigerio Management, presenta le grandi orchestre italiane. Cover band, tributi e artisti anni 60. Per il tuo evento, la tua festa e il tuo locale, rivolgiti a Attilio Frigerio Spettacoli al numero 347-4331-689. Ancora una canzone per te, stasera nel tuo cuore ascolterai. E infatti siamo qui per ascoltare ancora una canzone, questa volta più allegra, no? Bella, una cumbia. Non della noia però. No. Della noia, ok. Tucupita Dance, Paolo Bagnasco. Prego.
Buona! Bravo Paolo! Vieni, vieni! Bravo, bravo, bravo! Stai qui, maestro? Sì, Non ti muovi? Allora, richiamiamo tutti i ragazzi qui. Intanto si prepara anche Beniamino Cicco. Ma vieni, vieni, vieni! Parlavi di ragazzi. Vieni, Mari. Sì, anche te. Vieni, Asia. Va bene. Oh. Eccoci qua. Ti lascio lo spazio perché in mezzo a tutti. Prego. Che onore. Hai visto? Sei ancora ubriaco di te? No, allora, ho trovato di là una persona, ma veramente, sì, veramente brutto. Ho chiamato la sicurezza e l'abbiamo portato via. Chi era? Non so. No, era un ragazzo con giacca grigia, capelli grigi, ma bazzicava qua, niente, ho chiamato. Gli hai detto di... No, ho detto di portatelo fuori perché... Perfetto. Quindi penso sia uscito, possiamo stare tranquilli? Ah, ok. A posto. Possiamo stare tranquilli. Allora... ok, allora immaginate quante volte abbiamo sentito frasi ai nostri tempi, potessi tornare indietro, era meglio quando, cioè si stava meglio prima, meglio quando si stava peggio. Bravo, bravo, ecco Danilo, quella, ok. Allora, se esistessero, o meglio, se fossero esistiti da sempre i social network, se i cellulari esistessero da sempre, i cellulari, gli smartphone, che tu prendi lo smartphone per vedere che ora è, apri Facebook, Instagram, Twitter, le mail, lo posi, che ore sono? Succede anche a voi? Sempre. Sempre. Lo smartphone che poi è, quando lo prendi nuovo, guanti di velluto, primo mese, cover in alluminio, panno di daino, pulisci lo schermo, dopo un mese, schermo frantumato, lo metti sotto il tavolino perché dondola a casa e giochi a calcio con gli amici. È vero o non è vero? Giusto. Così. No, è vero. È così, cellulare, la tecnologia. Ecco, ad esempio, c'è una tecnologia dannosa, è Alexa, che fa credere agli uomini di poter dare ordine ad una donna. E certo. Alexa, mi spieghi perché con le donne non ne azzecco mai una? Sono Siri, questa è un po' la mia vita. Nonna? In settimana vado a Roma con Italo. Oh, era ora che ti facevi il fidanzato. Nonna, Italo è un treno. Ah no, non voglio sapere i particolari, che poi tua mamma mi chiede. Certo. Queste robe qua, la tecnologia. E chiudo, vado a chiudere, concludo con... mi ricordo, io sono anche, insomma... i cellulari, no, i cellulari, voglio dire un'ultima cosa. Sai quando si capisce l'età che uno ha? I giovani. Sì, non guardare la mia volta. Non guardare me. Ecco, allora, i giovani guarda Bagnasco, guarda Valerio, ma non la mia volta. Mi dispiace però coprire, cioè dovrei coprire. Però i giovani, che, gli under 30 con due pollici, è vero o no? Quelli come me, i cinquantenni, insomma, i boomer, con un pollice. Gli over con l'indice. Certo. È vero o no? È vero. È vero che io, signora, signora, guardi che è touch. Tacendi o no? No, allora dicevo, vado a concludere. Allora, 30 anni fa, io mi ricordo, ci hanno detto e ci hanno convinto che internet ci avrebbe resi tutti più intelligenti. Lei ride, quindi? 30 anni dopo, fai il test per capire che tipo di verdura sei. Ma bravo, bravo, bravo Beniamino Cicco. Va bene, dove ti possono trovare, Beniamino? Tu sei in giro, fai i tuoi spettacoli dappertutto, sì, no? Sì, allora, okay? Beniamino Cicco sui social è proprio Beniamino Cicco, sono solo io. E spettacoli teatrali musicali, posso pubblicizzare uno spettacolo in particolare? È uno spettacolo teatrale musicale su Vasco Rossi. Quindi 4 maggio, Busto Arsizio, provincia di Varese, uno spettacolo su Vasco. Perfetto, e allora invitiamo a venire a trovarti tutti quanti. Okay? Oh, grazie di cuore ad Asia Primerano per la tua presenza, grazie davvero, complimenti. Si sa mai che da Telenova puoi incominciare a partire come hanno fatto in tantissimi. Speriamo. Va bene? Ti auguro tutto il bene possibile. Tanti auguri, potrai ritornare. Quindi mi raccomando. Volentieri. Brava. L'orchestra di Paolo Bagnasco, eccolo grazie qui. Paolo, Mari, Valerio. Ragazzi, complimenti. Serata, complimenti grazie, sempre, io. Sempre al top, siete magnifici. No, davvero, mi ha fatto davvero piacere rivedervi. Paolo, sei sempre un grande. Grazie. Sia come musicista e anche come persona. Grazie. Va bene? Malika, grazie. Noi ci rivediamo. Grazie a te. Va bene? Quindi adesso, Disco Paradise, sai qual è?
No, se, sì, questa la conosci, la va bene? Questa, quindi, la sa. Questa la sa, la balliamo tutti, la cantiamo tutti. Ci vediamo di nuovo ad Ancora una canzone, buona sempre su Telenova. Grazie anche alla regia, a tutti quanti, grazie di cuore. Ci rivediamo, vai, Disco Paradise. Tutti alla ricerca di un colpevole, quest'anno hanno deciso che toccava a me andarmene ad Hammamet. E passi pomeriggi così così, tu sfili sulla spiaggia come Gigi a dir: vuoi vincere, stravincere. Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Alza il finestrino che stoniamo Battisti, mi ritorni in mente. Faccio la pole dance e dopo in hotel Oktoberfest con il degrado come special guest. All'entrata non ci sono guardie, puoi entrare pure senza scarpe. In privato come un volo charter, ciabatte fai sto red carpet. Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Alza il finestrino che stoniamo Battisti, mi ritorni in mente. Ancora una canzone per te, che scacci la mano.